Ladies and gentlemen, Gigi, lo fai tu. All the young people, this is Shut Up, belli de casa. Belli miei, come state, fratellini? Tutto a posto? Come va? Come va? Come va? Allora, c'è un po' di cose di cui parlare oggi. Così. Un po' meno, eh? Allora, partiamo dalla maglia. Anche oggi ho letto, cioè, gente vuol litigare su tutto, pure sulla maglia. Allora, c'è da dire che veniamo da due magliette molto importanti, molto ricche. Questa è una maglia molto, molto laziale, nel senso molto fine, senza troppi ghirigori, che riprende i nostri colori. A me piace, perché la maglia è Lazio. Poi basta invece metti in aquila a me, o dove ce la metti, ce la metti. Io questa maglia la voglio vedere sempre sudata e sporca di sangue quando è possibile. Poi come è maglia se la siamo levata. Altra piccola critica. Ah! Se volete scrivere, se mi fate arrivare a 6.000 sarei contento. Poi finita qui. Se non so le. Cioè la gente dice, oh, ma non ce sai su quell'altro dopo partita, quello viola. Ho capito, ma se guardate il video dopo domani, mettete la campanella, così almeno parliamo. Ok, ah, vi stavo dicendo, altra cosa. Stavo a pensare, capito? Hai perso con l'esce, hai perso con la spalla, ci va a vedere che il Brescia invece le giova a tutti, io rompo il culo, oggi ce lo fa 4 gol! A de qua e de là! Diciamo che io, ragazzi, sono cresciuto con una Lazio diversa. Io sono cresciuto, per esempio, stavo dicendo con Famiano, un amico con cui andavo a vedere le partite, no? E noi anche l'anno dello scudetto, tra di noi, zitti, se dicevo oggi andavo giù, però era sempre a luci spente. Mi ricordo questa cosa, affari bassi, a luci spente, e invece noi no. Stiamo a prendere dei brutti vizi, secondo me. È bello essere spavaldi, ragazzi, eh? E non, cioè, però il troppo stroppia. Ecco, mettiamola così. Va bene, ragazzi? Quindi, allora, Inter ha vinto con il Napoli. E poi vi dico al prossimo video come dovremmo, secondo me, affrontare il Napoli. Perché c'è un modo per affrontare il Napoli che ti può portare la vittoria sicura. Dice, questo chi è? Uno scemo. Poi ve lo dico la prossima volta. L'Atalanta ha vinto in rimonta. In rimonta. No, dai. L'Atalanta ha vinto. Di conseguenza noi dobbiamo vincere oggi. E l'abbiamo fatto. Vi racconto la partita come al solito. Allora, i primi minuti poca roba. Solita partenza nostra lenta, poi oggi ancora di più c'avevamo la scusa perché faceva 40 gradi, 42, vi potete immaginare che se non ti aspetti gente che vola, ok? E di conseguenza i ritmi erano abbastanza alti. Dato che Ciro ha detto, vabbè, dovrei segnare io, però faccio il mio nono assist di stagione. Andate a vedere i vostri cannonieri, quanti ne hanno fatte delle varie squadre. Nono assist e Correa la butta dentro. Ah, altra cosa importante per tutti quelli che parlavano male del nostro Simoncino: oggi eguaglia le panchine di Zoff, media punti forse di quelli che hanno fatto più di 100 presenze sulla panchina Lazio, forse è quello con la media punti migliore. A Napoli sarà quello con le presenze di più. Come? Ok? Alla fine è iniziato a entrare molto in partita, però i primi 30 minuti di Luis Alberto erano molto, molto, come dire,
presciolosi per fare questi assist, però ha fatto due bei tiri, sempre belle parate che noi troviamo sempre i fenomeni. Andreacci oggi ha fatto certe parate assurde. Caspita, mi sono scordato di salutare la famiglia di Bobby. Perché Bobby non lo troverete più, ragazzi. Vabbè, ve lo dico dopo. Però, signor, mi dispiace per Bobby, veramente. Mi dispiace. Comunque, verso la fine, altro colpo di testa di Ciro. Un buon assist di Johnny. In fase di chiusura, ragazzi, su un certo punto in difesa ha fatto una copertura su Torre Grossa. Vabbè, che a metà basta. Niente. Inizio secondo tempo. Doppia occasione di Savic. Sempre di testa, una assist di Luis, non so il secondo se era sempre di Luis, e poi il Brescia comunque ha iniziato ad avere un po' di occasioni con Torre Grossa, con quell'altro. Io dico, guarda la miseria, se proprio a forza di parlare, a forza di guarda se oggi è il Brescia bra, guarda se oggi è il Brescia bra, guarda se è bra 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 bra. A un certo punto Ciro fa un'azione delle sue e strozza il tiro. All'81esimo parte Ciro, quelli classici suoi esterni a chiudere, tira, io go, e invece no, fuori. Meno male che ci ha fatto strillare dopo, perché l'azione dopo, 35 di Ciro su assist contraccambiato di Correa. E poi ragazzi, alla fine entra Bobby e rischia linciaggio di Luis e Ciro prima. Cioè che Luis quasi prende una traversa, non voglio segnare, guarda questo mortangue riani sua, c'è capisce, non segno, tirato quel tiro sulla traversa proprio e si è incazzato col povero Bobby. Azione dopo Ciro va addosso a Bobby, quindi Bobby è entrato e pesava 80 kg, è uscito e ne pesava 55, è bruciato da tutti, quindi ciao Bobby, mi stavi simpatico, oggi non c'è capito niente, quindi lapidato in quel di Formello, ragazzi, povero Bobby, perché te fai passare? Ragazzi, voglio bene, scherzi a parte, dai, finalmente domenica, l'ultima, finalmente, perché ho detto ogni 3 giorni è una botta che non posso più regge. E niente ragazzi, noi vogliamo, gli altri strisciano, poi vi dico come si vince a Napoli, se vogliamo vincere. Voglio bene a tutti, dai.